L'ennesima vite di oggi. L'ennesima scheda vintage di oggi. L'ennesima build che mi accingo a chiudere. Ho installato la Voodoo Rush sul Pentium 120 su una scheda madre che avevo raccattato in quel dito al mezzo insieme a Nintech. Ne abbiamo preso una partita mesi fa. Ci avevo fatto dentro un PC con Windows 95. PC che funziona benissimo perché c'è un hard disk nuovo, bello veloce. Ci ho testato proprio oggi sopra la S3 Verge con un'altra Voodoo 1, già la seconda che ho raccattata, non mi ricordo neanche dove, sta di fatto che c'è. Tutte le 3D FX stanno arrivando a me quasi avessi una calamita, tranne le Voodoo 2. Io ne ho già 4, mi piacerebbe tanto procurarne una al mio amico Luigi che la sta cercando disperatamente, ma la Voodoo 2 a 200 euro non si può proprio vedere, ragazzi. E lo dico contro il mio interesse, perché ne ho 4. Io le mie 3D FX sarà difficile che le venda. Per venderle dovrei essere proprio preso per il collo e essere obbligato. La collezione comunque si sta facendo importante, ma queste build un po' più vecchie, con questi pezzi di recupero, quelle che mi piacciono di più perché sono quelle che mi riportano alla mia infanzia. Faccio questo video parlato perché poi nei prossimi vi farò vedere solo dei benchmark, dei numeri, le frequenze, ma non è quello che mi interessa. Io, come ho detto sin dal primo video, sono un appassionato, non sono un tecnico, non so niente. Tecnici sono altri, sono alcuni che intervengono sul canale, alcuni con i quali ho stretto rapporto e sono contento di averlo fatto. La community è cresciuta. Credo che siamo oltre 500 iscritti, qualcuno si iscrive di nuovo, qualcuno si disiscrive, è normale. Lo scopo del canale quando è nato non c'era nemmeno, forse era una scusa e la è ancora, per condividere con qualcuno e parlare con qualcuno di questo vecchio hardware che fa sempre sognare, così brutto da vedere, con queste piattine tutte disordinate, questi fili colorati di questi improbabili alimentatori che funzionano ancora nonostante tutto e tutti. E chiuso questo discorso quasi da Marcord, ora andremo a testare anche la Rush su questa build. Mi dava qualche problemino di incompatibilità sull'altra, probabilmente con la scheda audio. La Voodoo 1 gira perfettamente. Sui vecchi titoli, quelli che piacciono a me, Quake, Tomb Raider, Ultimate Race Pro, Planet Top Dead ancora prima e tanti altri ancora da testare e da vedere. Ma non importa, cioè, i video che vi propongo non so se stufano, se piacciono, non lo so, ma io continuo a proporli, è una scusa valida, dico, per continuare a maneggiare di questo hardware. C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto hardware da scoprire, da testare, da trovare. Come si fa, non navigando su eBay, ma come si fa da veri appassionati, nei solai, nelle cantine, in mezzo al rudo, cioè veramente vintage, e si viene qua dentro, ci saranno 35 gradi, sono sudato, sono in condizioni pietose, ma sono contento. Ed è questo quello che conta di più, essere contenti e cercare di trasmettere questa contentezza. Sono talmente contento che il case tutto rovinato di questo Pentium 120, con un frontale ancora decente però, l'ho portato dal mio amico Ivan in carrozzeria e me lo faccio verniciare nuovo, come fosse nuovo, perché una 3D FX deve avere una casa bella ed accogliente, altrimenti non è la stessa cosa. E ora, chiuso questo preambolo, senza chiudere il case, perché come ho detto è dal carrozziere, andiamo a testare insieme questa Voodoo Rush, dai. E lo accendiamo quindi insieme, così facciamo un video come facevo una volta, come i primi, con le riprese volanti, un po' psichedeliche, con il monitor che non va a 100 Hz, quindi sparpalle con la mia immagine sullo sfondo, così un po' mi vedete, ma avete già intravisto forse. Avevo promesso di fare un video dove mi sarei mostrato quando trovavo la 5500, bene, la 5500 l'ho trovata e funziona pure. Ho già fatto un piccolo spoiler sulla community, e a giorni vedrete il video. Adesso ho trovato la Rush, la Macronix
E andiamo a vedere, qui ci deve essere sopra Windows 95, non mi ricordo. Sa di sì. Altre posizioni, spogliamo, ci ho messo dentro un CD con tutti i drivers, Voodoo Rush, perché qua l'USB mica c'è. Mettiamoci questi qua del signor Mancuso, che non so manco che cacchio sia, ma... Sì, qua, quando una volta si installavano questi driver Tribalin, c'era un po' da tribolare, perché ogni volta bisognava ridargli percorso, perché il plug and play di Windows 95 non c'era mica. Sì, ho testato sopra la Voodoo 1 oggi, quindi questo file più recente, manteniamo pure lui. Fine della corsa, adesso si crea il suo cacchio di database, si sistema tutte le sue cosette, poi metterò su un cavalletto sto cacchio di smartphone e vi farò vedere un po' di riprese scrause, per chi avrà voglia e tempo di vedere. Riavviamo il computer ora, sì signori, eccomi, ciao. In tutto il mio splendore. Là. Metterò un po' di sottofondo musicale, di quella un po' musica che evochi qualche cosa, che dia quasi un tono epico a tutto ciò, che epico non è proprio, è passione. Da tramandare ai posteri, e qui la collezione di 3DFX tutte rigorosamente montate su PC funzionanti comincia ad essere veramente importante, me lo dico da solo, In questi giorni sono spesso qua dentro a riflettere sul come e sul perché, ma ne ho accumulato veramente tanto di hardware. Bit con la Rush, mi sa, sì, montate, la scheda, frequenza ottimale, va bene, e andiamo a vedere che si dice qua. Ok, niente signore, adesso lanciamo il GL Quake e vediamo che versi fa, niente trettolo, tutto a mano, come facevano gli antichi, un po' di pazienza, ed eccolo che parte, ve lo lascio guardare, vediamo se funziona insieme. Tempi di caricamento degni di un hard disk di un tempo. La Sun Blaster, ragazzi, va che leppa di scheda. Andiamo ad abbassare un po' la musica, vai. Non troppo. Devo vedere se funziona, ma se parlo. Vedete con che professionalità preparo i video io. Ma questo è venuto spontaneo oggi, io lo carico così, chi se ne frega. Volevo far vedere appunto questa Sun Blaster un po' nel dettaglio, la classica Sun Blaster 16 modello CT2230, ne parlavo oggi con Luigi. Questa invece è la Rush, la Macronix 4 MB, eravamo preparata con Paolo con 2 MB, ne vedeva 6, ma ho iniziato a fare gli artefatti, aveva cavato 2 MB, 4 chip da 256 KB da una
la vecchia Verge per un po' ha tenuto, poi se ne frega tanto, 4 megabyte sono, cioè per le texture sono sempre quelli, come una Voodoo un po' meno performante. Ma qui abbiamo appurato che funziona, andiamo a vedere se c'è qualcos'altro, che qua parte GL Quake, che l'ho preparato prima di installarcela, di giochi con le Glide non avevo mica preparati qua in cima, perché questo è, qui ormai funziona, non si pianta più, era un problema di compatibilità con la scheda audio che c'è sull'altro Pentium 166 mm, che non ha con la Voodoo, ma con la Rush sì. Riproviamo a lanciarlo, perché a volte lo faceva lanciandolo e rilanciandolo, direi che non lo fa più. E ci mette un po' a caricare, 16 MB di Edo RAM. Però quando parte poi va. Immagino che andrà a 30 fps, non lo so, se ne frega. Ci sarebbe pod, ma non ho il CD a portata di mano. Andiamo a vedere se ho installato dell'altra roba. Ma avevo messo solo della roba DOS con Windows 95, comodo, perché molti partono da qui direttamente senza riavviare in modalità MS-DOS, star lì ad installare i driver del CD, del mouse, compagnia briscola cantante. C'ho già un paio di PC preparati così, fra i quali anche l'altro 166 mmX con Mystic e altra Voodoo 1, la Monster. Questa non so, non ho neanche guardato che custom è, ho messo, no, questa è la Rush, quella che ho messo nell'altro PC, ho messo i drivers generici, sto facendo confusione, no, guardavo se avevo messo, no, c'è il DOS Bench, proviamo a fare un DOS Bench di questo sistema e lo facciamo, facciamo la Doom a massimi dettagli, B. Lo lasciamo scorrere. Come vedete, guarda, vi garantisco, questa è la time demo, quindi scorre velocemente, ma giocarci con CRT e con un PC dell'epoca non ha nessun paragone con l'emulazione, mi spiace, o per quanto io sia favorevolissimo agli emulatori, per l'amor di Dio, ne ho da, lo sapete già, da DOSBox al mitico Exodus, la più grande completa libreria di giochi DOS sulla faccia della terra. Vediamo un po', boh. Immagino che sia un buon punteggio, il Pentium 120 era un ottimo sistema. Andiamo a fare il 3D Bench 10C per i PC veloci, era un ottimo sistema, dicevo, per i giochi non 3D, ma anche per i giochi 3D con una 3DFX, come vedete. Non ha paura di niente, di nessuno, nemmeno lui. Con quei giochi là cominciamo ad installare roba come Unreal, Quake 2, Massina Tomb Raider 1 e Quake, tutti quei titoli che hanno fatto un po' la storia dell'inizio del 3D per PC, ragazzi, cioè, è una meraviglia. E ogni PC deve essere adoperato per, parlo lato retro gaming, per giocare ai titoli per i quali era nato e per i quali erano stati disegnati i titoli stessi, quindi a volte io stesso faccio delle forzature, ma sì, proverò a Unreal anche qua, cioè, non sto mica fermo, però no, non ha mica senso. Comunque è una bella build Windows 95 questa, una volta che, non vedo l'ora che arrivi il case, il mio amico, ma volevo farlo io, il caro Tenia non mi ha mica lasciato, ma devo lasciare perdere che pasticci, e c'ha ragione da vendere, ma te lo faccio io per bene. E quindi avevo un paio di giorni, mi ha detto vieni a ritirarlo, deve fare della vernice color bianco.
per una macchina, così mi vernicia per bene il case come si deve. Non si possono vedere i case tutti rovinati, soprattutto quando c'è dentro dell'hardware che è veramente particolare. Vabbè, basta, dai, lasciamo finire sto cacchio di benchmark e vediamo che risultato ci dà, che tanto andremo a letto lo stesso in sentimenti, a prescindere. Ah, 88 frame per secondo, l'ha già fatto, che ne so, non ho neanche letto, quindi vedete un po' la mia passione per i benchmark, quanto sia pronunciata, non me ne frega niente, cioè qui il PC va ed è un gran bel PC anni 90, chi me ne frega me di quanti frame fa, o non fa, perché la massima goduria con questi, sì, chiudi su tutto, vai tranquillo, la massima goduria con queste macchine. E quando tu lanci un Duke 3D, speriamo che sia settato, mi sa che l'avevo configurato, altrimenti faccio una bella figura di cacca, in diretta via satellite. Bisogna abbassare, ma un po' di musica, un po' di Sound Blaster me la volevo far sentire. Vedete qua, sti cari vecchi giochi d'osso, tanta roba, tanta roba, queste schermate all'uscita mi evocano, io se comincio qua la gente poi non pianta più lì. Questo è Blood with Plasma, questa devo installarci la patch per la 3DFX a sto punto. Mettiamo a fuoco, sì. Questo era un altro titolo del 1967. Poi abbassiamo un po' perché nel 1996-97. Mi sa 96, richiama un po' la grafica di Duke 3D, come vedete, la storia di un cowboy diventato zombie, una roba del genere, ma è veramente godibile, cioè, bello come musica, bello come ambientazione. Sì, richiama molto... Non Doom, scusate, Duke 3D. Ho detto Doom? Oh. Richiama molto Duke 3D. Vedete, ci sono questi adepti delle sette che ci danno la caccia insieme agli zombie. E siamo avanti. Vabbè, comunque... No, beh, io mi divertivo con questi titoli e...
non c'era bisogno di andare a caccia di prestazioni, l'importante era farli partire, era già tanto. E ora come allora, quando partono, devo dire che vengo pervaso da una sorta di soddisfazione interiore che richiama la gioventù. Peccato che adesso io abbia disabilitato di parlato l'audio, perché è particolare anche quello in questo gioco, ma lo sentiremo un'altra volta, forse ve l'ho già fatto vedere sul canale. Comunque sì, adesso io, signore, vi lascio, mi farò qualche partita Doom, perché ho anche le braccia anchilosate, forse di tenere su sto robo, a fare queste riprese. È venuto un video lungo, ma vabbè, oggi è andata così, mi è andato di farlo così, come all'inizio. Signore, io vi saluto e vi do appuntamento, ovviamente, alla prossima, se non crepiamo tutti dalla canicola.